Vogliamo rilanciare la città dei bambini e delle bambine. Abbiamo fatto il primo incontro con la giunta appena insediati, oggi il primo giorno ufficiale con tutti i bambini e le bambine, allargato anche ai ragazzi e alle ragazze delle medie. Quindi è un primo momento importante, partecipato, tantissimi ragazzi, perché la città dei bambini e delle bambine deve tornare a essere rilanciata, facendoli diventare protagonisti della nostra città. Sapete, i bambini non hanno peli sulla lingua, ma è importante riguardare tutta la città con gli occhi e anche con l'altezza dei bambini e delle bambine. Vi posso assicurare che sapremo anche amministrare la città in maniera diversa, quindi io ci tengo tanto e sono sicuro che come amministrazione dovremo lavorare, su questo stiamo già lavorando, per rilanciare veramente la città dei bambini e delle bambine. Quest'oggi c'è stato il primo consiglio delle bambine e dei bambini e dei ragazzini e delle ragazzine, rinnovato in termini chiaramente di componenti, perché ci sono i nuovi eletti, e anche in termini di partecipazione, perché quest'anno la novità è che sono stati coinvolti anche le scuole secondarie, quindi anche le scuole medie. Per un numero totale complessivo di 34 consiglieri, si è svolto il consiglio con la presentazione degli stessi e poi si è lavorato per sottogruppi anche in relazione in ragione dell'età, e si è spiegato loro qual è il funzionamento attraverso un gioco, quindi con delle carte, il funzionamento del consiglio, e poi si è parlato insieme del 20 novembre, che è la giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza. Quest'anno il fulcro, il tema è legato all'articolo 31 della Convenzione dell'ONU, che è il diritto al gioco, allo svago e quindi al tempo libero, e con i bambini abbiamo appunto spiegato loro e insieme a loro il significato di questo importante diritto. E proprio nella giornata del 20 abbiamo chiesto, a seguito di un confronto avuto con i dirigenti scolastici, proprio in questa giornata di individuare un'area all'interno, anche vicino alla scuola ma comunque legata alla città, dove ai bambini piacerebbe giocare, divertirsi, svagarsi e anche, perché no, sviluppare proprio un'area a loro dedicata. Lo facciamo anche attraverso la posizione di bandierine, e quindi come una sorta di indicazione dell'area dove ai bambini piacerebbe assolutamente appunto svagarsi, giocare e comunque impegnare una certa area della città. Questo tipo di fil rouge che accompagnerà un po', diciamo, non solo il 20 ma un po' l'anno così consigliare, ci porterà poi a coinvolgerli in un consiglio comunale che sarà rivolto ovviamente a tutti loro e anche agli amministratori. Quindi c'è grande entusiasmo, grande volontà di partecipazione e quindi siamo entusiasti di questo bel primo momento, che si è poi concluso anche con significando i genitori che sono tornati a riprendere quello che è stato oggi la prima attività. Ci si incontrerà almeno una volta al mese, in alcuni periodi anche più di una volta, e per lavorare appunto insieme, e si cercherà di costruire questo percorso con i nostri piccoli consiglieri.